Lunedì 7 ottobre 2024, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la regola della sostenibilità, con noi come di consueto in questa prima parte del programma il professor Francesco noci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che ci aiuta a fare il punto punto per punto dell'agenda ONU 2030 ormai poco più di 5 anni dal raggiungimento appunto di questa meta. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Sempre di corsa, sono un po', un po in affanno, ma eh, da davvero felice di averti ancora con noi per eh, affrontare, approfondire, ecco, fare questo approfondimento sull'agenda ONU 2030, questo documento così importante, impegnativo, sfidante, che ancora ci pone davanti tutti quanti i nostri limiti come singoli individui, come Società, eh, la, la scorsa settimana parlavamo del primo punto, quello dedicato appunto alla povertà su scala mondiale e sulla necessità di risolverla. Eh, ci, rendevamo, ci rendevamo conto che siamo ancora, siamo ancora lontani da raggiungere questo obiettivo. Ecco, ti chiederei di recuperare un attimo il punto 1 e poi di fare una riflessione anche sul punto successivo. Il punto 1, il gol numero 1, si intitola Sconfiggere la povertà, o in termini estesi, porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Ecco un titolo fuorviante perché, ahimè, si pensa al mondo, quindi si pensa e vengono citati i paesi in via di sviluppo, purtroppo la povertà è un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo, a cominciare dal nostro. Abbiamo visto che la povertà assoluta è cresciuta dal 2014 al 2024, sia per il sud, sia per le isole, sia per l'Italia, sia per, per l'Italia in generale, e sopra la media dell'Italia ci sono tutte isole, sotto la media c'è nord-est, nord-ovest e centro, tutte curve in salita, tutte curve in crescita. Diamo dei numeri molto brutti. Le persone in condizione di povertà assoluta, cosa si intende per povertà assoluta? Sono le persone che per la loro ridotta capacità di spesa per consumi non possono Permettersi l'acquisto di un paniere di beni e servizi considerato essenziale per uno standard di vita minimamente accettabile. Ecco, queste persone, definite in condizioni di povertà assoluta, nel 2023 sono in Italia 5,7 milioni. Hanno un'incidenza pari al 9,8%. È il record massimo, purtroppo. Negli ultimi dieci anni, 5,7 milioni di poveri in condizione di povertà assoluta. Il dato, il, dato il dato singolare, prof, come evidenziava lei, che stiamo parlando eh, del, non del ter, dei paesi del terzo mondo, ma del nostro paese. L'incidenza è maggiore nel mezzogiorno, 12,1% scende al 9% nel nord e eh, si colloca all'8% al centro, da cui scaturisce la media del 9,8%. Se vediamo purtroppo tutto il fenomeno, e c'è una slide apposita, vediamo che a livello statistico non, non viene considerata solo la povertà assoluta, ma a questo rischio viene anche associato la grave deprivazione materiale e sociale e ancora la bassa intensità del lavoro. C'è una slide che mostra come l'incidenza salga al 22,8%. Stiamo parlando, prima parlavamo come Povertà assoluta di 5,7 milioni, il dato è sempre riferito all'Italia, stiamo parlando di 13,4 milioni, una cifra spaventosa. 13,4 milioni di persone in Italia hanno problemi di povertà assoluta, di grave deprivazione materiale e sociale, di bassa intensità del lavoro. La slide mostra la ripartizione per territorio. L'Italia, abbiamo detto, si colloca al 22,8%, il nord-ovest al 13,5%, il nord-est all'11%, il centro al 19,6%, il sud al 38,8%, le isole al 39,3%. Se andiamo a scindere questi dati addirittura per regioni, ci sono regioni che superano il 40% come incidenza. Quindi un dato bruttissimo. L'unica cosa che è positiva è che l'incidenza rispetto all'anno precedente è scesa. Era 24,4% nel 2022, è scesa al 22,8% nel 2023. La domanda, la domanda mi sorge spontanea anche se ecco non, non, non posso caricarla di questa responsabilità, ma quantomeno ehm, le chiederei ecco, almeno un'idea sul come venire fuori da questi dati così allarmanti in, in un'epoca in cui il benessere dovrebbe essere più diffuso e condiviso. C'è una sola possibilità occorre fare una nuova semina di spirito imprenditoriale perché occorre creare valore aggiunto e quello che è capace di creare valore aggiunto tanto valore aggiunto è solo l'imprenditore l'imprenditore è colui che organizza la speranza e ritorniamo a Don Tonino Bello per sé e per gli altri creando e distribuendo valore aggiunto Quindi ma abbiamo... non sto parlando solo della grande impresa Sto anche... parlando anche degli artigiani. Quindi abbiamo bisogno... Abbiamo praticamente rifiutato il modello delle botteghe. Ecco, quello va rivitalizzato. E come se va rivitalizzato? Abbiamo bisogno allora. quindi di una nuova generazione di imprenditori e gli artigiani. Bene, il nostro tempo a disposizione, come al solito, prof purtroppo evapora, perché quando si parla di cose così importanti e di tutta evidenza, che dieci minuti non bastano, però noi crediamo che dieci minuti alla volta, ecco, come appena successo, credo, possiamo non solo analizzare il mondo che ci circonda, ma anche provare ad immaginare degli orizzonti, degli orizzonti nuovi, questo ovviamente prof uh, vale su scala planetaria anche se non ci siamo soffermati sui dati relativi al nostro paese? Assolutamente sì, questi ritardi e questa situazione è comune ad esempio ai 27 paesi dell'Unione Europea ed è comune a tanti 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 paesi del mondo, quindi purtroppo lo dico con grandissima amarezza la strada della povertà è molto molto frequentata tu hai citato eh, già nel corso delle precedenti puntate un grande maestro come don Tonino Bello ecco uno che con la sua vita eh, ci ha ci ha, ci ha regalato una testimonianza preziosa che potremmo riassumere se non ricordo male in uno dei con il titolo di uno dei suoi testi Stola e Grembiule cioè la necessità poi di trasformare in gesti concreti anche gli obiettivi che ci poniamo e gli stessi valori eh, che proponiamo ecco quanto il messaggio di Don Tonino Bello ancora oggi è attuale eh, bisogna... Partire da, dai suoi insegnamenti. Lui è stato, ad esempio, fortunato ad avere un maestro illuminato, un maestro che gli suggeriva determinate sensazioni, che non dava mai risposte. Ecco, abbiamo bisogno di docenti bravi, di insegnanti bravi e di discepoli che si applichino. L'istruzione è un altro capitolo negativo, come quello della povertà. È un capitolo che ci vede fino a questo momento sconfitti. Sono due versanti su cui bisogna veramente impegnarsi, impegnarsi tanto. E lo dico sapendo che è. sono un docente. Prof, io ti ringrazio come sempre di cuore per il tempo che hai deciso di dedicare, di spendere per questo programma e per Padre Pio TV. Il nostro appuntamento è eh, per la prossima settimana per continuare a svolgere questo lavoro di analisi sull'agenda ONU 2030 e per provare a tracciare, come abbiamo fatto oggi, anche qualche strada da seguire e da perseguire per porre qualche rimedio alla situazione impietosa che tante volte ci troviamo appunto ad affrontare su piccola e su larga scala. Prof, quindi appuntamento alla prossima settimana. grazie. Grazie, grazie, grazie a te per la disponibilità. Ci ritroviamo presto, io intanto restituisco la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. A fra poco.